carriera cinematografica parte da prima, parte dal teatro, diciamo, con Uochiti e l'Arca Azzurra. Poi, dopo aver fatto 15 anni di teatro, mi ha visto Alessandro Benvenuti in uno spettacolo dove facevo un personaggio che era molto simile a quello che lui stava cercando per il film Benvenuti in Casa Gori. E mi ha chiamato per fare Cinzia. E io interpretavo appunto la fidanzata di Massimo Ceccherini, Cinzia. E da lì devo dire, devo proprio ringraziarlo perché è iniziata la mia carriera cinematografica che con questo film, insomma, un film corale con bravi attori, mi ha dato la possibilità di avere visibilità, per cui mi ha chiamato anche Leonardo Pieraccioni per interpretare prima i laureati e poi il Ciclone. Il Ciclone in cui interpretavo il ruolo di Selvaggia, un ruolo gay, di una donna gay, insomma, e che mi ha fatto vincere un premio molto prestigioso, un Davide Donatello, come migliore interpretazione femminile, come attrice non protagonista. Perciò, insomma, diciamo, da lì è cominciata un po' la carriera cinematografica, che mi ha portato poi a fare anche altri film, come Fuochi d'artificio, e lavorare anche con Fulvio Vez, con i fratelli Frazzi, Ugo Chiti, Giovanni Veronesi, con Leonardo Pieraccioni ancora, con Alessandro poi anche in teatro. E gli altri registi con cui ho lavorato, ultimamente ho lavorato con Neri Parenti nel film Amici miei, come tutto ebbe inizio, che è stato girato a San Gimignano, Certaldo, Firenze, Pistoia e Roma. Ovviamente io sono di Tavernelle Val di Pesa, dove ho girato a Roma, completamente tutta a Roma, in un set rinascimentale ricostruito a Cinecittà, meraviglioso, bellissimo, scenografie spettacolari ed è stata una bellissima esperienza. Il personaggio era Margarita, una ostessa molto pratica, moglie di Giorgio Panariello, e con Cassa Stellare, con cui mi sono trovata benissimo, è stato molto divertente e anche molto bello lavorare in sintonia con il regista e su un personaggio che mi piaceva molto. Però sto facendo teatro con la mia ex compagnia, sono ritornata alle origini con l'Arca Azzurra, con un testo bellissimo di Ugo Chiti che si chiama La Vissina, paesaggio con figure, uno spettacolo che avevamo già fatto molto tempo fa, abbiamo fatto una reedizione per quest'anno, questa stagione teatrale, e cambiando un po' tutto il cast. L'attrice principale è Isa Danieli, io interpreto la figlia di Nunzia, questa serva, e la figlia è piccina, insomma, gobba, cioè con un'evidente deformità e un braccino un po' offeso. E perciò è un personaggio per me molto importante perché mi dà la possibilità di giocare anche con la fisicità e la voce, perché interpreto una ragazza di 20 anni, invece io ce n'ho qualcuno in più, insomma. E poi di lavorare a fianco di un'attrice straordinaria e con un gruppo di attori, i miei vecchi compagni, con cui ho ritrovato l'amicizia e l'affetto di sempre. Per quanto riguarda il cinema, ho girato appena in questi giorni una scena con Luigi Locascio, per Luigi Locascio, perché è il suo primo film come regista, che si chiama L'Inquinamento. Un film girato prevalentemente a Siena, io ho girato invece all'interno dell'aula dell'udienza preliminare a Roma, perché interpreto un giudice. Una bella scena, un personaggio potente, insomma, una figura insomma, importante, un giudice, e mi sono trovata benissimo, ho lavorato veramente in maniera molto, molto piacevole. È un film, è un top secret, perciò sappiamo pochissimo, possiamo raccontare pochissimo, però è un film italiano, credo sicuramente, conoscendo Luigi, di grande spessore, di grande qualità. Perché a me ha fatto veramente molto piacere interpretarlo perché sono una sostenitrice del cinema italiano e raccomando a tutti gli spettatori di andare al cinema italiano a sostenerlo perché è il nostro cinema e poi di andare al cinema appunto e buon divertimento.